Buonasera e benvenuti all'interno di questa videoanalisi. Io sono Luca del Team UG e questa sera andremo a realizzare un'analisi su un titolo che ha riscontrato molto interesse all'interno del nostro canale Telegram, UG Trading Investimenti. L'analisi si concentra su un'azienda italiana che offre servizi per il pagamento digitale e stiamo parlando di Nexi. La società ha registrato un record nel 2018 di 446 miliardi di euro di volume di transazioni e gestisce circa 41 milioni di carte di pagamento, con quasi 3 miliardi di transazioni ogni anno e 1,4 milioni di terminali POS. Nexi è quotata all'interno della borsa italiana ed è presente all'interno dell'indice FTSE MIB. Però andiamo a fare un po' di ragionamenti dopo questa breve introduzione un po' sulla società, andiamo a fare un po' di analisi quindi sul grafico. Qui potete vedere il grafico settimanale, quindi partendo dal 2019, come abbiamo detto prima, quando il Nexi è stata quotata in borsa, ed era quotata a 8,72 euro. Potete vedere come, dopo un breve ribasso, che è praticamente normale dopo una quotazione, come il prezzo sia comunque partito in maniera bella netta e decisa a rialzo, abbiamo costruito molto bene, arrivando a quotare a luglio 2021 ad un prezzo di 19,42 euro. Okay? Dopodiché, da luglio 2021 ha cominciato un ritraccio molto profondo con vendite molto pesanti, arrivando pressoché oggi, nella giornata del 25 settembre scorso, martedì, a creare un nuovo bottom, un nuovo minimo a 5,63. Quindi abbiamo avuto un ribasso notevole, stiamo parlando di circa il 71%, quindi siamo arrivati qui nella zona di minimi che è a 5,63 ed è una zona che andremo poi a vedere adesso per vedere nel breve un attimino come comportarsi. Diamo un'occhiata anche al grafico mensile, qui si vedono le candele quindi che pesano un mese per l'appunto e anche qui potete vedere appunto i vari movimenti che abbiamo visto prima sul settimanale, tutto il successivo ribasso che abbiamo descritto precedentemente. Magari andiamo su un time frame giornaliero, quindi vediamo un grafico un po' più pulito con candele appunto daily. Qui siamo sempre nella zona di minimi. E attualmente su nessun time frame abbiamo un setup a long in atto, quindi il titolo è ribassista su qualsiasi time frame che prendiamo in considerazione. Abbiamo quindi questo livello, quindi che abbiamo descritto precedentemente, minimo attuale assoluto sul titolo, da tenere osservato non tanto per provare un'operatività long, quindi entrare rialzisti sul titolo, ma da osservare come se dovesse tenere quest'area e non fare più nessun minimo futuro. Io ho segnato qui sopra in zona 5,98 e 6,25 due resistenze di breve periodo molto importanti da andare a rompere per vedere il titolo andare un attimino a trovare un po' di forza e girare perlomeno nel breve periodo rialzista, quindi andare a creare la rottura. Prima di questa resistenza andrebbe a creare magari dei supporti qui sotto a conferma di questo minimo per magari fare un'operatività di breve periodo e anche con la rottura di questa resistenza andrebbe a collocare dei supporti importanti qui sotto e andare più conferme per provare un'operatività magari anche speculativa di breve medio periodo su questo livello dopo magari dopo aver rotto queste resistenze andare a fare un ritraccio in queste aree. Quindi queste, la zona di 5,98 e 6,25, restano due resistenze di breve molto importanti, che erano dei vecchi supporti creati il 15 settembre fino al venerdì 20, anzi, fino a lunedì 25, dove poi è scaturito questo movimento ribassista forte e quindi è andato a bucare questo supporto e questo supporto invece del 12, no, 7 settembre fino al praticamente al 12 settembre, poi vedete anche qui con queste candele come questo supporto si sta diventando una resistenza con questo affondo sul titolo. Quindi le due resistenze di breve da monitorare importanti sono queste due che abbiamo descritto. Una rottura di queste aree, ovviamente, come abbiamo detto prima, andrebbero a creare conferme qui sotto dei supporti nella zona di 5,63
e potrebbero portare magari il titolo ad andare ad affrontare resistenze un po' più forti sopra nella zona di 7,020. E torniamo sul settimanale. Ok, quindi potete vedere a livello settimanale che era questo supporto, era dove il titolo quest'anno a livello settimanale aveva creato un minimo e dove si era comportato e difeso diverse volte. Qui questo livello aveva fatto da supporto diverse volte, aveva fermato anche questa candela ribassista, che per l'appunto che si è fermata su questo livello per poi andare a bucare a ribasso il 14 di agosto. Quindi questo resta ora una resistenza importante, molto forte, infatti l'abbiamo sottolineata un po' più in grassetto ad andare ad indicare. Una rottura di questa resistenza darebbe ulteriore forza al titolo, più ulteriore forza nel medio periodo, che è quindi a livello settimanale. Una rottura di queste aree darebbe ancora un po' di conferme, e non un'uscita definitiva dal trend ribassista, perché la strada è ancora molto lunga, come vedremo dopo, però è una conferma, no? Quindi una conferma più delle conferme per andare eventualmente su dei ritracci, sempre in queste zone che abbiamo descritto precedentemente. E praticamente un'altra resistenza molto forte sopra, andiamo magari, vediamo sul settimanale, qui in area 8,72, che era un bel punto, era un vecchio punto di supporto. Qui sul mensile lo si può vedere molto bene, dove praticamente questa era l'apertura, quindi la quotazione nel 2019, poi l'allungo a rialzo e vedete che ha preso questo livello come supporto, che era a livello di quotazione. Quindi è stato preso come supporto. Ha iniziato a costruire, qui arriviamo a marzo 2020, quindi periodo di pandemia, vedete che ha preso questo livello come supporto e questa spike, quindi che è un segnale dei riacquisti molto forti, qui stiamo parlando di una candela mensile, quindi degli acquisti molto forti, che poi hanno portato il titolo a arrivare ai massimi storici che abbiamo visto precedentemente. Quindi questo punto, vedete che poi durante il ritraccio è stato ripreso nuovamente come supporto per poi essere bucato a giugno 2022. Quindi anche qui vedete che a dicembre 2022 e febbraio 2023 il mercato ha negato nuovamente questo vecchio supporto che ora ha una grossissima resistenza. Una rottura di questa resistenza potrebbe essere veramente una bella conferma sul titolo, perché è un punto di trend negativo, quindi un punto dove se il titolo iniziasse a costruire qui sopra, a muoversi qui sopra, soprattutto oltre i 10,045, vorrebbe vedere il titolo respirare un attimino e avere un po' di conferme, soprattutto magari che si mettesse un po' a consolidare in queste aree, creare delle conferme, sarebbe veramente molto interessante e una conferma di una fine di ribassi sul titolo molto pesanti, però vedete comunque anche qui come sembrava quasi avesse creato dei minimi per poi andare ulteriormente a ribasso. Ecco perché appunto abbiamo indicato queste aree come rotture, quindi il prezzo che va a costruire qui sopra, per magari a livello settimanale o a livello mensile, restano molto importanti, perché fino a quando non si rompono queste aree il trend potrebbe non essere non variare ed essere ancora ribassista. Un'altra resistenza intermedia tra 7,020 e 8,72, questo livello a 7,92, dove praticamente a livello mensile e anche settimanale era partita la candela ribassista molto forte, rossa, short, quindi dove è partito l'ultimo movimento ribassista il 31 luglio, e che attualmente è ancora in atto. Quindi questa è un'altra resistenza da tenere osservata e tenere a mente. Poi vi ho segnato comunque un titolo qui, una resistenza qui sopra a 12,54, che resta, vedete anche graficamente, una resistenza proprio a livello grafico, a livello di candele, a livello di prezzo, una resistenza molto forte. Però quando dovessimo arrivare qui sopra, già saremmo usciti da tutta quest'area negativa, già sarebbe oro da vedere il titolo arrivare qui sopra. Quindi sarebbe sicuramente una resistenza molto forte da andare a rompere.
però da qui poi si rivedrebbe un po' tutta questa fase, tutta quindi la fine di questa parte ribassista, e quindi si andrebbe a rivedere un po' tutto il grafico e quindi l'eventuale strategia. Quindi riassumendo, attualmente non abbiamo alcun setup long, quindi non possiamo andare a cercare nessun trade long, almeno fino alla rottura delle prime due resistenze segnalate a 5,98 e 6,25. La rottura di queste aree, ricapitolando, si posizionerebbero degli indicatori e quindi delle conferme rialziste di breve. Qui sotto, e con dei target, okay, perché nel caso in cui la rottura di queste aree, dopodiché un ritraccio, un ingresso in queste aree, un bel target potrebbe essere appunto quest'area qui tra i 6,83 e i 7,020, per prendere dei profitto per dei trade di medio-breve periodo, ok? Mentre invece, se una persona o qualcuno crede particolarmente su Nexi, che comunque a livello di fondamentali resta un buon titolo, restano dei prezzi comunque buoni a livello di investimento, quindi per il lungo periodo, non so, possiamo sapere ovviamente se questo sarà un bottom di mercato, il minimo assoluto sul titolo. Questo purtroppo non lo possiamo sapere. Sul titolo pesano comunque delle notizie negative al momento, tra cui un debito aziendale particolarmente pesante, perché praticamente sul titolo attualmente, se non sbaglio, c'è un debito di 54 miliardi di euro, che è pari a 3,2 volte il margine operativo lordo, quindi è un debito piuttosto pesante che sta preoccupando gli investitori in questo momento. E anche durante l'ultima presentazione degli utili, durante la presentazione appunto della guidance sul titolo, la compagnia ha annunciato che 1,5 miliardi di cassa saranno utilizzati per ridurre il debito, mentre i rimanenti 1,3 miliardi verranno dedicati alla remunerazione degli azionisti e al consolidamento aziendale. Quindi questi dati attualmente sul titolo pesano parecchio, lo si può vedere benissimo dal grafico. A livello di fondamentali, a nostro avviso, resta comunque una buona società, anche per come abbiamo visto prima nell'introduzione. È una società che ha veramente tanto potenziale e un bel giro da fare, però al momento la situazione è questa che abbiamo descritto. Quindi spero che questa analisi vi possa tornare utile per ricevere aggiornamenti su come questi, quindi su titoli, magari materie prime, delle analisi che andremo a realizzare periodicamente. Vi invito a registrarvi alla newsletter, trovate il link nel canale Telegram, magari lo mettiamo nella newsletter che riceverete, o anche al nostro canale YouTube, dove ogni domenica verranno postate le analisi domenicali con i livelli di Marco, che possono fornirvi diversi spunti operativi sul mercato. E quindi per questa analisi è tutto, e vi auguro una buona serata.